La ballerina Carolyn Smith, padovana di adozione, giurata di Ballando con le Stelle, testimonial della terza dose di vaccino. La riceve con accanto il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. Sente più sicura adesso? Sì, ma mi sentivo sicura anche con due, però adesso mi sento meglio con... sicuramente con la terza va bene. Perché devo girare, perché iniziamo Ballando con le Stelle, che siamo circondati dalle persone, capito? Il vaccino è libertà? Certo. Io voglio vivere, voglio uscire, voglio lavorare, voglio abbracciare le persone, voglio togliere le maschere, capito? So, sì, è giusto, è libertà. Come la Smith, in tanti di differenti età hanno ricevuto la chiamata per la terza dose. Posso chiederle com'è andata? Bene. È venuto volentieri? Sì. Lui, perché è un paziente oncologico, ha dovuto fare la terza, ma ci siamo trovati benissimo. Si sente più sicuro con la terza dose? Ma se mi hanno detto di farla vuol dire che c'è una componente che mi dà più sicurezza, senz'altro. Fatto il terzo vaccino? Già fatto? Sì, già fatto. Ed è contento? Bisogna fare i vaccini. Per me dovrebbero farlo tutti e basta. Qui è una questione che non finisce più, è una roba che non finisce più, di conseguenza è solo il vaccino può salvarci. Sarebbe stata per l'obbligo? Sì, sicuramente sì. Si sente più sicura? Sì, decisamente. Anche perché lavoro in un negozio e poi quando ho fatto la chemio ho dovuto rimanere a casa 6 mesi appunto e ho cercato sempre di rispettare quello che mi hanno detto i dottori. Perché poi loro sono le persone che sanno. E quindi come si è fidata allora, si fida adesso. Esattamente. È stata chiamata tra i primissimi. Sì, infatti non ero tanto convinta, però. Non era convinta perché? Non so, mi sembrava un po' presto, però alla fine. Quando ha fatto le altre due? A maggio. Come ci si senta magari da fragile nel vedere che ci esita dall'altra parte chi magari è in salute? Forse dovrebbero provare cosa vuol dire star male, quindi. Forse lo penserebbe in modo diverso.